buonasera a tutti. Grazie perché siamo qui a condividere questo momento molto bello. Appunto, volevo completare il pensiero di Alessio dicendo anche quello che è stato fatto. Cioè, noi abbiamo presentato una mozione appunto relativa all'applicazione dell'articolo 37. Abbiamo presentato la richiesta per la trattazione d'urgenza, perché come sapete appunto i tempi erano strettissimi, però quel giorno in aula non c'era nessuno, comunque erano molto pochi i deputati, c'eravamo noi e qualcun altro, insomma, questo per fare, cioè, per capire anche come si gestisce e come si amministra la cosa pubblica. Se non bastasse già quanto detto da Alessio e da Ciccio poc'anzi. Niente, quello che voglio dire io semplicemente è una riflessione che appunto vado facendo di giorno in giorno in questa bellissima avventura che facciamo insieme, e mi piace sempre utilizzare appunto il noi, il facciamo, perché siamo corresponsabili di questa cosa tutti. E la riflessione è proprio su questo, cioè il Movimento 5 Stelle non credo di ripetere concetti, cioè forse ripeto un concetto, ma è un concetto che mi sta molto a cuore, sta insegnando questo modo diverso di essere politica, di essere politici, noi uomini politici che ci stiamo riappropriando di un lessico, anche della voglia di discutere delle cose che ci interessano, che poi alla fine vanno a condizionare la nostra vita quotidianamente, ogni giorno. Ed è bellissimo vedere appunto nel pensiero che c'è dietro alle proposte, nel pensiero che c'è dietro alle azioni che si fanno, che sia la presentazione di un DDL, che sia un'interrogazione, un'interpellanza, una mozione stessa, c'è un pensiero al di sotto che è in trama, no? In filigrana. Qual è l'obiettivo? Cercare il bene possibile di tutti, non di alcuni, non il servire l'interesse della lobby di potere o della cricca. Questo almeno è quello che facciamo noi, come diciamo noi 14 all'ARS, e che appunto è la stella polare che ci poniamo ogni giorno davanti, da seguire, appunto perché è facile perdersi tra le tante norme, tra i tanti commi, gli articoli, e valutare anche il peso di ogni singola parola, a volte anche della virgola, perché poi alla fine rimaniamo ingabbiati, il cittadino rimane ingabbiato una volta che passa un DDL che non viene studiato, che viene studiato invece ad hoc per qualche, diciamo, profilo, per un gruppo di potere piuttosto che per un altro. Il cittadino rimane comunque ingabbiato in queste cose, quindi noi stiamo facendo di tutto anche tramite la trasparenza e quindi la pubblicazione costante di quello che produciamo, dei nostri atti sulle nostre pagine Facebook, ma comunque sono a prescindere disponibili sempre sul sito dell'ARS, per fare in modo proprio che il cittadino legga quello che si fa. E tanto per dire qualcosa appunto di quello che si è fatto, non so, potrei dire il DDL sulle isole minori di prossima presentazione, che non era mai stato pensato fino ad adesso, e appunto è un prodotto della Commissione Quarta, ma chiaramente la Commissione Ambiente, in collaborazione con i meetup delle isole e in collaborazione con i sindaci, in collaborazione con chi vive per esempio il territorio isolano. Oppure la presentazione già effettuata del disegno di legge relativo all'albergo diffuso è stato fatto in collaborazione con le persone che vivono, con gli imprenditori, con i piccoli imprenditori che vivono questa realtà e che vogliono proporre un modello diverso, più vicino al turista, meno da turismo d'assalto, perché non è più il nostro stile, perché vogliamo proporre un modello nuovo. Dico, questi sono alcuni dei progetti. Io sto lavorando attualmente con Giancarlo in collaborazione, è anche bella questa parola, la collaborazione, no? Non del dire io sono il primo firmatario, io ho pensato qualcosa, ma siamo noi che insieme agli altri siamo espressione di un movimento veramente partecipato e che include, che possibilmente, chiaramente con molto sforzo, cerca di includere la partecipazione di tutti, relativa ai nidi per esempio, oppure perché sappiamo benissimo qual è la situazione del nostro territorio, oppure l'argomento scuola, da quale prospettiva dobbiamo partire se non da quella relativa al miglioramento dell'offerta formativa statale, pubblica, delle nostre scuole. Vi dico solo un aneddoto, siamo stati di recente andati in assessorato istruzione, non avevano mai visto un deputato che andasse lì a chiedere come stanno andando le cose per la scuola pubblica, perché generalmente la scuola pubblica non porta tanti voti, quindi sono rimasti un poco sconvolti, no? Dicevo, ma che vuole questo? Cioè, proprio l'idea della
della zanzara, no? Che dà fastidio perché vuole le carte, perché vuole vedere, vuole capire i numeri, perché si sta facendo, per esempio, perché si procede a chiudere una scuola piuttosto che ad aprirne un'altra, cioè, e magari anche in contesti deprivati, in contesti sociali in cui le scuole sono un polo di cultura che accentra forze nuove, che accentra i giovani rispetto a valori positivi. Questo chiaramente, come tanto altro, non so, passo chiaramente ormai la parola ai nostri giovani che vogliono appunto spendersi in questa difficile realtà, qual è quella messinese. Con un grande in bocca al lupo per noi come forza cittadina. Io voglio sottolineare questo aspetto, è importante pensarci sì come Movimento 5 Stelle, ma contemporaneamente sempre come cittadini, in rete, in relazione, in rapporto con gli altri. Non dobbiamo mai perdere questa componente fondamentale, perché l'abbiamo visto anche con i politici, con gli altri deputati, si può creare un rapporto sulle cose buone, lì dove c'è trasparenza. Abbiamo visto che è vero che ci sono veramente le porcate, come sono spesso definite, ma ci sono anche proposte che vanno nel senso della possibilità che vengano anche votate da noi, per cui la collaborazione, se è possibile all'ARS, figuriamoci se non sarà possibile in questa realtà. Quindi anche se non entreremo, cioè non si sa se entreremo dalla porta principale o dalla porta laterale, ma comunque chi entrerà di noi sarà un portavoce della cittadinanza, e allora saremo lì a chiedere conto di tutto quello che si fa. E renderemo le cose chiaramente più difficili, più trasparenti, e come diceva anche Alessio, abbiamo già creato questo trambusto, abbiamo già creato hanno capito che non è possibile continuare più in questo modo, perché bisogna avere una prospettiva diversa, altra, trasparente, e soprattutto portare avanti una perequazione sociale che attualmente sappiamo sta portando invece il nostro mondo e la nostra società a divaricarsi. Ci sono i troppo ricchi e i troppo poveri, e questo, io sinceramente, questa responsabilità non ce la possiamo prendere, e dobbiamo combattere appunto contro questo. Grazie a tutti.